Questo video è sicuramente un remix di uno dei primi video che ho fatto sul canale. Infatti non lo sto riciclando, ma voglio rimostrarlo in maniera più approfondita. E questo lo faccio perché da quando ho postato il video iniziale le cose sono molte cambiate all'interno del mercato e ho visto i pro e i contro di questo portafoglio che vi sto per mostrare. Sto parlando del portafoglio Soulflare. Piano piano, lo so che l'argomento NFT è poco interessante. Comunque ve ne pentirete, ve lo dico, non sono consigli finanziari, ma il mercato NFT è un po' in questo momento in crisi, come è stato il mercato delle cripto inizialmente dopo il primo bull market. Ma ricordatevi che non è morto, difatti i volumi stanno dando i primi segnali. Ma comunque questo portafoglio potete farlo ed utilizzarlo anche se non comprate NFT sul mercato Solana e su Magic Eden. E farò comunque uno speciale, anche se magari lo seguirete in pochi, perché non capite che al momento è un'opportunità pazzesca quella degli NFT su Solana, e che lo era soprattutto qualche mese fa. Se guardavate il mio video, infatti, sareste sicuramente in gain, non perché vi ho suggerito io gli NFT da comprare, ma perché magari tramite le mie indicazioni avreste ragionato di più, sareste entrati nel mercato e avreste comprato NFT con Solana ad un prezzo minimo. E magari anche se il crollo degli NFT mi avesse fatto perdere uno o due Sol, ecco che il prezzo salendo vi avrebbe fatto tornare i soldi che avreste investito negli NFT. Ora, l'avere un portafoglio Soulflare, oltre che un portafoglio Phantom, ma io mi baso essenzialmente su un portafoglio Soulflare, è molto importante perché sinceramente se fate delle piccole operazioni avete la possibilità di avere degli airdrop gratuiti. Ora, vi spiego meglio. Creando un portafoglio Soulflare e comprando degli NFT, io sono stato, tra virgolette, selezionato in molti airdrop perché ho comprato molti NFT, ma anche solo detenendo dei Solana all'interno di questo portafoglio privato, avrete la possibilità di essere selezionati anche inconsciamente, nel senso che le cose succedono all'interno di questo portafoglio anche senza che io faccia niente, come è successo nell'ultimo periodo. Che alcune criptovalute vi entrano nel portafoglio, portafoglio che magari all'inizio vi possono sembrare veramente inutili, ma che comunque vi portano delle grandi somme di denaro. Ad esempio, faccio il solito esempio: io, ok, all'interno avevo una collezione NFT, SolGods, ne ho già parlato nel canale, e grazie a questo sono stato selezionato, senza sapere niente, per il rilascio della meme coin Bonk. Ecco che mi sono arrivati 800 dollari di meme coin. Questi 800 dollari sono stati convertiti in Sol, con cui ho comprato altri NFT, e ho lasciato una piccolissima cifra in Bonk. Sapete come sta andando Bonk? Con quella mia piccolissima cifra? Ecco il grafico di Bonk. Appena è arrivato Bonk nel mio portafoglio, sono arrivati all'incirca 800 dollari di token e il valore di un singolo token era intorno agli 0,000400 USD. Ora, grazie alla FOMO delle news, siamo arrivati intorno agli 0,000800 USD. E la cosa fighissima è che non ho speso un dollaro per avere Bonk. E se guardiamo le cose alla lunga, possiamo pensare che Bonk diventi una vera e propria meme coin che potrebbe esplodere nel bull market, dato che è stata anche listata su KuCoin. Dopo che è successo questo, ovviamente fortunatamente io lascio sempre una piccola somma all'interno di Bonk e questa è lievitata. Questo inizio di non bull market, possiamo dirlo, ma di spinta delle news, ecco che proprio la settimana scorsa è arrivato un altro airdrop, i Bonk Earn. È arrivato un altro airdrop di cui io non avevo la minima conoscenza, ma grazie al collegare il mio portafoglio all'exchange decentralizzato Jupiter, sono riuscito ad avere questi 50 dollari che sono entrati nel mio portafoglio senza che io sapessi nulla. Ora, questi 50 dollari al momento sono 50 dollari, ma quando mi sono arrivati erano 25, quindi il valore è già più che raddoppiato. Ora, prima di valutare la conversione o di decidere di fare altro con questa criptovaluta che mi è arrivata, è ovvio che devo anche guardare se non è uno scam, dato che ci sono numerose possibilità che alcuni airdrop che arrivino nel nostro portafoglio siano state fatte essenzialmente perché noi convertiamo questa criptovaluta. Potrebbe esserci qualche truffa nel codice sorgente e svuotarci così il wallet. Per cui, ragazzi, sempre occhio ed attenzione. Io lascerò ovviamente quei soldi all'interno di quella criptovaluta, non mi va di spostarla perché siamo solo all'inizio e la maggior parte delle volte quando ci sono airdrop, questi airdrop con il tempo tendono sempre a far crescere il valore di questa criptovaluta. E poi, a mio modo di vedere, questa criptovaluta è un potenziamento della meme coin Bonk, ovvero se Solana cresce di un 10%, la meme Bonk cresce di un 20%, se Bonk cresce di un 20%, Bonkern cresce del 30%, mi sto spiegando? È come lavorare in leva senza avere una leva. Ora,
Queste sono le possibilità che dà il mondo di Solana, ma soprattutto che si possono avere avendo un portafoglio Solflare, oltre che utilizzarlo per comprare NFT. Difatti, ho avuto anche airdrop di NFT all'interno del mio portafoglio. Ora, ci sono lati negativi? Certo, ce ne sono. Arrivano degli airdrop che sono degli scam, e in questo bisogna stare molto, molto attenti. E anche dei token, magari non riconosciuti, noi dobbiamo prima di selezionare il token e convertirlo magari in qualsiasi altra criptovaluta, capire se è un token scam o no. Questa è una cosa sicuramente negativa, ma le cose positive sono molto di più. Oltre che se voi utilizzerete il portafoglio per comprare NFT in futuro o anche nel presente, se lo comprate adesso, ecco che gli airdrop vi arriveranno, come ho detto, senza far nulla, passivamente. E il prossimo airdrop che mi arriverà sarà quello appunto di Jupiter. Se lo pronuncio bene, spero di pronunciarlo bene. Ora, entriamo dentro la schermata PC e vi mostro subito come si fa un portafoglio Solflare. È veramente, veramente semplice. Scriviamo Solflare, andiamo all'interno del sito e c'è Access o Download. Noi andiamo direttamente su Download e qua sceglierai ovviamente se scaricarlo per il cellulare o per il computer. Noi lo scaricheremo ora per il computer. Solflare Wallet, aggiungi. Premendo il pulsante che appare qui, viene fuori che possiamo importarlo o creare un nuovo wallet. Allora, ora vi mostro intanto come si crea un nuovo wallet. Qui c'è scritto di usare password differenti praticamente di quelle che abbiamo già, e perché per il rischio hacking e tutte le altre cose, e scrivere per prima cosa la password. Ok, ora scrivo la password. Ok. Ovviamente sarà uguale sotto e sopra, come in tutte le cose, fare next. Scritta la password, procedere con next. Ok, ora questa, come in tutti i wallet propri, bisogna salvare e scriversi su un foglio esattamente tutte queste parole, ok? Tutte queste frasi. Queste sono le frasi che ci permetteranno di riportare il nostro wallet in un altro dispositivo o di recuperarlo se viene perso. Per esempio, avete installato nel computer, vi si rompe il computer, ecco, basta che lo reinstallate in un altro computer, inserite queste frasi, la vostra password e siete a posto. Perfetto, me le sono salvate su un foglio ed ora la devo riscrivere con l'ordine che mi danno loro. Ok, dopo che le ho inserite tutte, siamo finalmente entrati nel portafoglio che abbiamo creato. Questo è il nostro portafoglio. In questo caso, con Receive, possiamo vedere sia l'address dove dovremo inviare i Solana che vogliamo ricevere, possiamo inviarli sia con l'address e sia con il QR code. Ovviamente possiamo anche mandare quanto, scriviamo una cifra a caso, ovviamente adesso non abbiamo un euro dentro, e il numero l'address del wallet in cui lo vogliamo inviare. Ti dà la possibilità di mettere in staking di Solana, cosa vuol dire che se tu ti invii 1000 euro di Solana, puoi metterli all'interno del tuo wallet privato qui e ti daranno il 6,6% di API all'anno. Invece decidiamo di mettere in staking SLRS, che sarebbe Solrise Finance, avremo il 40% annuo. Io ve lo sconsiglio solamente perché è volatile in maniera estrema. Se Solana è volatile, beh, questo è volatile 4 volte quello che è Solana. Anche molto semplice, come già detto, nella pagata potete vedere lo staking che potete fare, lo swap, cioè i cambi. Ad esempio, voi avete USDC o qualsiasi altra moneta all'interno della piattaforma qui che potete cambiare. Faccio un esempio, voi volete cambiare Link, ok, Chainlink. Potete cambiarla con tutte le monete all'interno del circuito Solana, della blockchain Solana. Qui vedremo nel collectibles, vediamo gli NFT ricevuti o gli NFT che vogliamo ricevere. Ovviamente come prima, questo è l'address dove mandare gli NFT e il QR code, uguale nel mandare le monete. Con questo add new asset possiamo aggiungere nuovi token e i token che non sono già qui mostrati possiamo aggiungerli con il numero di contratto preso da CoinMarketCap. Basta entrare dentro coinmarketcap.com, cercare i token all'interno della rete Solana e poi aggiungere il numero di contratto per fuori. Se io provo adesso a metterne uno qualsiasi, mi chiede la password, ma anche se metto la password giusta, me lo aggiunge perché non ho abbastanza soldi per la fee di transazione. Ecco, questo è quanto. Adesso invece per aggiungere un portafoglio. Come aggiungere un portafoglio se si ha già un portafoglio? Allora è molto semplice. Basta andare su Import a Mnemonic Phrases e anche in questo caso mettiamo la frase del portafoglio che abbiamo già. Ovviamente non me la mostro perché sennò avete le chiavi d'accesso del mio portafoglio. Detto questo, come collegarvi nel mercato secondario e comprare un NFT? Andate su Magic Eden, ad esempio, in alto a destra, come potete vedere, c'è Select Wallet,
cliccate e connettete uno dei vostri wallet. Io ho Soulflare. Dopo aver cliccato, si collegherà. Voi metterete la password per entrare, ovviamente sbloccare il tutto, e come potete vedere il vostro portafoglio, il vostro wallet è collegato. Fatto questo, vi basterà entrare dentro l'NFT che volete comprare, andare su Buy Now e poi approvare. Ovviamente dovete avere i Soul per fare la transazione. Creare Da un mobile vi portafoglio e basterà comprare entrare all'interno di dell'NFT su Rabisol è Soulflare veramente, e vi voglio veramente mostrare come semplice. entrare in Uno Jupiter. dei migliori aggregatori di scambio di criptovalute. Vi fa uno swap al miglior prezzo, ad esempio. Collegate il vostro portafoglio e poi il resto è semplicissimo. Selezionate la moneta che volete cambiare e di più potrete vedere tutte le monete che avete all'interno senza dover mettere voi il codice di contratto per visualizzarla. Un'altra cosa, se volete vedere tutti i token che avete all'interno, vi basterà copiare il vostro indirizzo ed entrare all'interno di SoulScan. Inserire il vostro indirizzo e voilà, il gioco è fatto. Avrete tutte le vostre cripto da poter visualizzare tranquillamente. Questa è la creazione del portafoglio Soulflare. Ho un altro video da farvi sicuramente su Trust Wallet, che è un contenitore di portafogli. Dai, lo conoscete Trust Wallet. Ecco, potrei insegnarvi come si può scaricare e creare un portafoglio Trust Wallet, come mettere all'interno del portafoglio Trust Wallet tutti gli altri vostri portafogli e molte altre magari chicchette da poter utilizzare. Se vi interessa, scrivete qui sotto nei commenti, faccio un video su Trust Wallet e magari lo approfondisco veramente in maniera pesante pesante. Questo era un video dedicato a Soulflare e alle sue possibilità ed opportunità. È totalmente gratuito, quindi non penso che avrete problemi a scaricarlo, dovrete dedicare sicuramente 5 o 10 minuti della vostra giornata, ma se in 5-10 minuti della vostra giornata, più magari una qualsiasi transazione all'interno di Soul che avete già in un portafoglio, li portate all'interno di questo portafoglio, ecco che avrete l'opportunità in futuro di poter avere degli airdrop. E questo, ve lo garantisco, non vi può far altro che rendere veramente felici. Perché avere dei soldi regalati sembra qualcosa di impossibile, eppure nel mondo cripto succede. Bene, grazie per la visione. Se il video vi è piaciuto e le informazioni vi sono state utili, soprattutto vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di cliccare like. Qui sotto c'è il link per il canale Angry Crypto, un canale dove avrete segnali trading, news, airdrop sulle criptovalute. E per ultima cosa, se volete iscrivervi a BitGet, un exchange buonissimo, qui sotto c'è il link referral. Eccolo, utilizzandolo mi aiuterete con il mio canale. Non spenderete niente anche in questo caso, quindi tranquilli. Un saluto da Michele e un ciao a tutti quanti al prossimo video. Ciao!